saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi sono molto contento di presentare un bel volume appena pubblicato da Penne Papiri dal titolo Dentro la cucina medievale, manuale pratico di cucina medievale per una rievocazione storica di Rosella Omicciolo Valentini e ovviamente, come vedrete, abbiamo la presenza anche dell'editore in persona, quindi non perdo altro tempo in chiacchiere, ma lascio subito la parola all'autrice e all'editore. Prego, Rossella, a te. Allora, incomincio io come editore perché così poi lascio poi la parola all'autrice. Allora, intanto questo è il libro, la copertina, ecco, si vede la copertina, è l'ultimo nato di Penne Papiri e si inserisce nel catalogo fra tutti i libri che sono dedicati alla rievocazione storica. Noi abbiamo iniziato con dei saggi sul Medioevo, sui Templari particolarmente, e poi frequentando le manifestazioni medievali, le rievocazioni storiche, abbiamo cominciato a vedere che molti ci chiedevano delle cose molto più tecniche che il saggio in genere. Cose tecniche su, per esempio, poi che abbiamo messo anche in pratica, pubblicando dei libri, delle monografie, per esempio come si costruiscono gli archi, come si costruiscono le balestre, come si vestiva all'epoca. E quindi nel tempo abbiamo creato delle monografie, per esempio ne abbiamo due libri di Carlo Natati e Nive Stelleri, uno sugli archi e uno sulle balestre, che spiegano come si costruiscono partendo dal legno e arrivando all'oggetto finito, terminato. Abbiamo dei libri sul vestire, sull'abbigliamento. Abbiamo quello di Loredana Imperio, Vestire nel Medioevo, abbiamo quello delle tre ragazze, Sara Trespiti, Laura Della Fonte oddio, Camilla Zannoni, scusa, Zagnoni, scusate, che è l'abbigliamento nella prima metà del 400, l'abbigliamento femminile nella prima metà del 400. E poi abbiamo quello ultimo nato prima di questo, che è della professoressa Sara Piccolopaci, che è sui cappelli fra 3 e 400. Tutti questi hanno come particolarità danno la possibilità al lettore poi di mettere in pratica quello che è scritto nel libro. Ad esempio, il libro sull'abbigliamento femminile nella prima metà del 400 contiene anche dei disegni, contiene anche delle pagine in cui si spiega esattamente come cucire, come mettere insieme le stoffe per arrivare al prodotto finito. E anche gli stessi cappelli, nella stessa maniera, ci sono sia le fotografie degli esemplari costruiti dall'autrice e sia anche dei disegni che permettono di arrivare alla realizzazione del cappello o che altro. Su questa precedente linea editoriale avevamo fatto già dei libri sulla cucina. Sempre Rosella ha pubblicato Mangiare Medievale, che è quello che da cui nasce tutto quanto. Poi sono stati tratti due libri, chiamiamoli spin-off se vogliamo utilizzare un termine cinematografico, Mangiare nelle taverne medievali e Alla tavola del nobile medievale. Poi c'era stato il libro di Elisabetta Carli sulle dolcezze del Medioevo, ma questi parlavano tutti quanti, parlavano della cucina, mettevano le ricette, però non erano abbastanza, chiamiamoli manuali, perché non arrivava dentro, appunto, poi come abbiamo messo come titolo, Dentro la cucina medievale. Il lavoro che è stato fatto qui, e poi ve ne parlerà più dettagliatamente Rosella, è quello di far capire come ci si avvicina alla cucina medievale in modo, se non filologico al 100%, ma quanto più vicino a quello che poteva essere una cucina
un modo di cucinare del Medioevo. Io credo che questo sia un buon modo di aiutare i rievocatori che hanno, tra virgolette, scusatemi il gioco di parole, visto che si parla di cucina, fame di informazioni, perché ho visto che anche gli altri, sia il vestire, sia le armi, sia i precedenti libri di cucina, sono andati molto bene appunto tra i rievocatori e nelle manifestazioni di rievocazione, oltre che nelle librerie naturalmente. E quindi io spero che questa idea che abbiamo avuto di entrare nelle cucine medievali e spiegare bene per filo e per segno quello che si poteva fare, possa avere la sua corrispondenza con i lettori. Parlo troppo, tu lo sai, e adesso passo la parola all'autrice che vi spiegherà bene il senso di questo nuovo libro. Grazie. Ok, prendo la parola per dire qualcosa di più del libro. Il libro nasce anche così per chiarire tanti aspetti e per rispondere anche a quelle che nel tempo noi abbiamo visto nelle varie rievocazioni medievali come delle inesattezze, come degli errori o come delle idee che ci sono in giro ancora oggi sulla cucina medievale che però non sono del tutto corrette. Per cui ecco, la prima cosa che ci siamo chiesti è stato proprio questo, che cos'è la cucina medievale e soprattutto che cosa non è la cucina medievale, che cosa dobbiamo togliere per capire che cos'è una cucina medievale. Perché forse non basta dal punto di vista dei prodotti togliere patate e pomodori per fare una cucina medievale. E non basta dire è come la cucina delle nostre nonne, perché non è così. Non basta dire a volte come ci abbiamo sentito, ah, una cucina molto semplice, oppure come abbiamo sentito dire, ah, una cucina grossolana, cattivissima, come mangiavano male. No, è tutta un'altra cosa. E quindi in questo libro siamo andati ad analizzare prima di tutto i prodotti, quali sono veramente i prodotti che dobbiamo utilizzare per una cucina medievale, perché appunto non basta togliere solo due cose, ma bisogna vedere all'interno dei prodotti che abbiamo oggi quali sono quelli che rispondono maggiormente alla realtà medievale. Non sempre sono filologicamente tutti perfetti perché le varietà nel tempo sono cambiate, ma ci sono dei prodotti che abbiamo oggi e che allora non c'erano. E non soltanto perché poi sono arrivati dopo dall'America, ma perché proprio non c'erano in Europa, Rivendicati. perché sono stati modificati. Ma anche faccio l'esempio dell'arancia dolce: le arance dolci nel Medioevo non c'erano, eppure non vengono dall'America, vengono dall'Oriente. Ma in quel periodo l'arancia dolce non era ancora diffusa. Quindi capire questo significa anche capire che quando in una ricetta troviamo il succo di arancia non possiamo utilizzare il nostro, perché quello delle arance dolci, perché è fuori epoca. E da qui ecco l'esempio anche delle carote. Le carote sicuramente erano presenti nel Medioevo, ma non erano quelle arancioni, perché quelle arancioni vengono fatte poi a favore degli orange, quindi in un periodo assolutamente successivo al Medioevo. Le carote arancioni erano quelle viola, quelle bianche, Attuali, che quelle oggi, medievali. quelle medievali, che oggi non sono un pochino più rare, si trovano, ma sono un pochino più rare. E così e via di questo passo. I legumi, per esempio, ce n'erano molti di più, c'erano tante varietà che oggi magari ritroviamo nelle varietà a spesso regionali, certi presidi slow food, però ecco, bisogna capire quali sono quelli possibili e quelli non possibili. L'idea del manuale poi nasce anche per un altro tipo di discorso, quello di spiegare e alcune categorie di alimenti, perché noi nelle ricettarie leggiamo ad esempio preparare il brodo, ma che cos'era il brodo? Intanto la ricetta di base del brodo, così come lo intendiamo noi, è rarissima, cioè non ce ne sono molte, ma poi per brodo nel Medioevo si intendeva una cosa anche molto diversa dal nostro brodo, cioè si intendeva una preparazione, diciamo, brodosa, nel senso di uno stufato, quello che oggi noi definiremmo un umido, senza naturalmente l'utilizzo del pomodoro. E quindi leggere brodo e poi
farlo con il l'idea. nostro modo di fare il brodo è sbagliato. Dobbiamo ragionare con quello che era il loro modo di vedere questa pietanza. La stessa cosa quando noi parliamo di minestra. Minestra per noi ha un'accezione ben definita, per loro è una preparazione che può essere come la nostra minestra, ma può essere fatta con la carne. Quindi c'è addirittura una ricetta di Maestro Martino che è una minestra di trippe, quindi una cosa completamente diversa da quello che può essere il nostro passato di verdure. E quindi spiegare tutti questi termini entrando nel dettaglio ci è sembrato che fosse utile, che servisse. E anche la struttura del libro è diversa dal solito. Abbiamo pensato di non mettere tutta la parte teorica da un lato e tutte le ricette dall'altro, perché le stesse ricette devono servire, sono servite per Come esempio. spiegare come gli esempi, per spiegare e per ragionare su quello che è proprio il tipo di preparazione. Quindi è tutto un andare avanti su quello che sono le varie cose. Che differenza c'è tra una scapece e un carpione, che a volte sono molto simili? Quindi andarlo a spiegare, andarlo a vedere anche attraverso le ricette. Che cos'è una torta, un pastello? Che possono essere delle cose molto semplici, ma nel Medioevo Anche molto erano simili. anche molto simili. Poi però ci sono delle differenze. Le torte erano fatte con delle sfoglie di pasta, un po' come le nostre torte rustiche, per trovare un paragone, e con elementi sempre molto spezzettati. E i pastelli potevano essere fatti addirittura con delle paste che diventavano delle pentole, che diventavano dei contenitori, quindi una cosa un po' diversa. Oggi diciamo che rimane un po' di questo dell'idea del pastello, rimane la cottura in crosta, quella che noi chiamiamo la cottura in crosta. Però ecco, è leggermente diversa. Anche il modo di mangiare la pasta, anche Anche la pasta era una la cosa stessa diversa. La pasta pasta. c'era, era un prodotto che esisteva nel Medioevo, però a parte che non c'era ovviamente il ragù alla bolognese, però veniva cotta nel brodo, innanzitutto, e veniva condita semplicemente col Molto parmigiano, cotta. al massimo con le spezie. Qual era la cosa assolutamente diversa che noi troviamo in questa pasta medievale? Che aveva delle cotture lunghissime. Quando leggiamo le ricette di Maestro Martino ci dice 1 ora, 2 ore di cottura. Quindi forse veniva qualcosa di leggermente diverso da quello che abbiamo noi. Non era la nostra pasta al dente. E poi spesso veniva utilizzata anche come accompagnamento delle carni, Sì. come è rimasto in alcune cucine continentali. Sì, c'era anche questo, soprattutto nel 400, la pasta veniva servita insieme magari all'arrosto, perché magari era stata anche cotta con un brodo con cui era stato cotto anche l'arrosto, quindi c'è questo misto di preparazione e veniva servita insieme alla carne, cosa che per noi oggi è impensabile. Nella cucina italiana la pasta con la carne non si fa più, non in questo modo. E invece era una cosa medievale. E poi c'è anche da tenere presente l'utilizzo, quello è presente anche negli altri libri, l'agrodolce, il dolce, il salato, che molte volte noi pensiamo all'agrodolce un contrasto fra il dolce e il salato, ma spesso e volentieri per agro si intendeva il succo di limone, Sì, l'agresso, che erano certo. prodotti. L'agresso, per esempio, è un prodotto medievale che non si usa pochissimo attualmente. E, se non c'era l'arancia amara, l'arancia amara si usava anche per dare questa Per i nota succhi, per i sì. succhi, per dare queste note di asprigno. E non è detto che il dolce veniva utilizzato solamente alla fine, ma veniva utilizzato durante tutto il servizio, tutto il pasto, il pranzo, che aveva poi un ordine di servizio che è completamente diverso dal nostro. Beh, poteva essere comunque diverso. Anche qui va compreso un po' il tipo
di servizio che dobbiamo fare per il banchetto. Non tutti i banchetti erano uguali, soprattutto se parliamo di rievocazione, non sempre si rievoca la stessa cosa. Nelle manifestazioni, un conto è se c'è la rievocazione di una taverna, un conto è se c'è la rievocazione di un banchetto nobile. Questa, per esempio, è un'altra differenziazione da fare molto importante nelle rievocazioni, perché si cade in errori grossolani molto facilmente, perché si pensa alla cucina, alla tavola medievale come quella preparata, per esempio, con i piatti di Pane. no, con i piatti Di di coccio, terracotta. terracotta, soprattutto con la terracotta, il bicchiere di terracotta, il cucchiaio di legno. È facilissimo vedere questo tipo di apparecchiatura, ma questa è un'apparecchiatura che nel Medioevo si usava nelle taverne, cioè in taverna si mangiava nel piatto di cotto o si mangiava col cucchiaio di legno. Alla tavola di un nobile o di un ricco comunque si mangiava nei piatti di ceramica o nei piatti di metallo. Le posate erano di metallo, erano in peltro, i bicchieri potevano essere anche di vetro, non il nostro vetro trasparente, ma potevano essere bicchieri di vetro. Quindi anche qui, se uno deve fare una rievocazione medievale, deve capire a chi è destinata e per avere queste differenze, per non cadere in errori così molto spiccioli. Anche il modo stesso di apparecchiare con le tovaglie o senza tovaglie, più tovaglie Tovaglie, sopra. perché non c'erano i tovaglioli, quindi perlomeno i tovaglioli arrivano alla fine del Medioevo e quindi molto spesso le tovaglie venivano utilizzate per pulirsi le mani, ma le mani venivano anche lavate durante un banchetto medievale, quindi in una rievocazione è anche importante far Passare. passare tra le persone che stanno mangiando. Tra i vari servizi anche un Bacinella. inserviente con una bacinella, con un piccolo asciugamano per poter lavare le mani. È una cosa che a volte non ci si pensa, ma nel Medioevo era così, funzionava in questo modo. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, che ci sono anche nel libro delle piccole note di Galateo, diciamo, tipo che si doveva mangiare con le mani. Ma non con le mani come vediamo fare nei film, prendendo il coscio arrosto con tutta, impugnandolo come se fosse un coltello, ma si mangiava con tre dita perché le pietanze venivano già sporzionate e quindi venivano messe a bocconcelli nel piatto in modo da poter essere mangiati con solamente le tre dita principali, pollice, indice e medio. L'uso delle altre due era volgare. Quindi si mangiava queste cose e quindi era più facile sporcarsi le dita mangiando, perché c'era questa anche la sensazione tattile del mangiare medievale. Non c'erano solamente i profumi della cucina, non c'era solamente l'aspetto visivo, che era molto colorata, poi specialmente quella dei banchetti c'era molto colore, e c'era anche il tatto, oltre al gusto, naturalmente. Però questo tatto poi sporcava e quindi bisognava passare o più tovaglie che magari potevano essere cambiate, oppure la stessa tovaglia che veniva utilizzata più volte, oppure con i banchetti che venivano, con i bacilli che venivano passati per lavarsi le mani dopo aver fatto il primo lavaggio iniziale con l'acqua di rosa, insomma, quindi o con le acque profumate, insomma. È molto interessante perché sicuramente il tema del mangiare è un tema presente in tutte le rievocazioni Minimo minimo di banchetto. e ognuno se lo fa a modo suo e spesso e volentieri si vedono errori madornali e Esatto. invece basterebbe comprare questo libro per eliminarli o limitarli moltissimo, quantomeno. No, anche perché infatti abbiamo detto, non si può avere comunque la cucina medievale perfetta al 100%, perché comunque i prodotti cambiano. Perché già, per esempio, parlare di carni, la carne che mangiamo adesso, pur
da allevamenti allo stato brado, oppure qualsiasi Quelli sarebbero quelli abbigliamento. più vicini, Sì, però però ecco, ecco, non è sono più certo, vicini, ma non non sono è gli certo. stessi. Anche la stessa cacciagione è differente. Quindi anche questo è. E diciamo che nella preparazione delle ricette va tenuto conto anche questo, il tipo di carne che si può utilizzare, perché la carne dei maiali, dei nostri maiali, è completamente diversa dalla carne dei maiali medievali che vivevano allo stato brado. Erano i maialini neri che vivevano allo stato brado, non sono certo i nostri maialoni rosa degli allevamenti. Quindi o bisogna cercare i prodotti più vicini, che sarebbe la cosa migliore, oppure considerare nella cottura delle carni che c'è questa differenza. Noi abbiamo delle carni molto più morbide di allora. E un'altra cosa, se posso aggiungere, un'altra cosa che abbiamo analizzato per far evitare degli errori è stato quello dei piatti di pane. In molte rievocazioni, una delle cose che sembra sempre molto bella da fare è il piatto di pane. Ma bisogna capire che si intende per piatto di pane. Non basta certo prendere una rosetta e metterci dentro un po' di carne cucinata Esatto. per dire che è un piatto di pane, o non basta nemmeno, non serve nemmeno fare una forma con acqua e farina a forma di scodella per fare il piatto di pane. Intanto perché nelle scodelle si mangiava nelle scodelle vere, non nei piatti di pane. E i piatti di pane esistevano, si parla di piatti di pane perché erano quelli che servivano come taglieri, ossia una sorta di vassoi che venivano posti a tavola tra due persone che dovevano condividere il pasto. Questo nel Medioevo era un concetto molto importante, la condivisione, il convivio, e il mangiare insieme significava proprio condividere. Questi taglieri che venivano posti appunto tra due commensali potevano essere o in legno o a volte sicuramente anche in metallo o anche di pane, ma erano quindi fatti in genere venivano fatti con delle pagnotte particolari, delle pagnotte basse e cotte appunto fatte per questo uso, che poi venivano tagliate e da una pagnotta se ne ricavavano due mezze pagnotte che diventavano due piatti di pane. Oppure abbiamo trovato in alcune ricette che si parla di una sfoglia di pane sottile che veniva messa sul tagliere, quindi il tagliere probabilmente di legno, su questo tagliere veniva appoggiata questa sfoglia di pane sottile che serviva per raccogliere i succhi, perché nei taglieri non ci si mettevano le minestre nel senso del nostro, ma ci si mettevano i Arrosti. brodetti, gli arrosti, ci si mettevano le cose e le carni che poi avevano naturalmente un Succo, la sughetto, un salsa. succo, una salsa che veniva raccolta dal pane, che quindi diventava anche molto buono da mangiare, per esempio. Bene, direi che la cosa migliore da fare è correre in libreria ad acquistare questo libro, oppure acquistarlo online sul sito di Penne e Papiri. Quindi, tra l'altro, fino al 31 agosto c'è lo sconto del 35%, quindi andate sul sito di Penne e Papiri oppure andate in libreria e chiedete Dentro la cucina medievale, manuale pratico di cucina medievale per una rievocazione storica di Rosella Omicciolo Valentini. E noi ringraziamo tantissimo l'autrice e l'editore per aver accettato il nostro invito e per averci presentato questo interessante volume. Grazie. Grazie a voi Grazie per a te, grazie all'Italia l'ospitalità. medievale. Grazie, buonasera.